La formazione dell'Italia, vedete gli azzurri schierati a centrocampo, Marcheggiani in porta, i difensori Mannini, Costa Curta, Maldini e Di Chiara, a centrocampo Eranio, Albertini e Devani, Bentini, Vialli e Baggio in avanti. Va il dribbling su Evani, tocca Van Basten. Van Basten taglia dentro, un suggerimento, sbaglia Costa Curta, il tocco è di Reikar, arriva Roy, velocissimo, mette in mezzo, la porta è vuota, il gol è di Bergkamp. Dentro per Vialli, va a chiudere Roy, palla indietro per Baggio, poi arriva in corsa Mannini e la sua sventola termina alta di poco, ottima azione da parte dei nostri. Poi rubano la palla agli azzurri, ancora Baggio, Baggio va sul fondo e si allarga troppo e Menzo fa in tempo a chiudergli lo specchio della porta. Limetrico suggerimento per Van Basten, anticipato da Costa Curta, perde il tempo Costa Curta e ancora Bergkamp segna 2-0. Albertini cerca Eranio, in chiusura Bergkamp, vedete il giovane talento dell'Ajax che gioca tutto campo, la palla ora per Lentini che crossa, un buon pallone, Vialli allo stacco e miracolosa deviazione di Menzo. Palla per Evani, ancora un traversone, stacca Mannini, il tiro e il gol di Eranio, gol di Eranio, molto bello. Baggio, Lentini, posizione regolare, Lentini, Lentini, esce Menzo, tiro proprio sul portiere da parte di Lentini. Buona proiezione di Di Chiara e largo Evani, prova Di Chiara, giù, rigore. Roberto Baggio si accinge a battere. Quarantesimo del primo tempo, parte Baggio, sfiora il pallone Menzo, ma è gol, 1-1, anzi 2-2, scusate. 4 minuti e mezzo del secondo tempo, risultato sul 2-2, Lentini. Colpo di tacco di Lentini, molto bello per Evani, parte il cross di Evani e il tiro da distanza ravvicinata è di... E poi la traversa di Baggio, prima Evani e poi Baggio, vicinissimi al gol, altro miracolo di Menzo. Maldini trova Evani e la palla è per Baggio, Baggio, limite, Baggio, Baggio, giù e l'arbitro facendo che si può proseguire, ma Baggio, intanto c'è un errore ancora degli olandesi. Baggio, Baggio, prova e Menzo è miracoloso ancora. Palla intanto in rete sul colpo di testa di Vialli, Vialli su azione d'angolo, segna ancora, grande stacco di Vialli e al 32esimo del secondo tempo Vialli porta l'Italia in vantaggio, grande colpo di testa di Vialli sul tiro d'angolo e azzurri in vantaggio, rivediamo ancora, vedete la perfetta scelta di tempo del nostro capitano che scaraventa imparabilmente alle spalle di Menzo, Luca Vialli.